Ciao a tutti amici e bentornati in Subsistence. Come al solito io sono Amorus Kidal, benvenuto in questo nuovo video di Subsistence, appunto. Bentornati appunto amici in Subsistence, siamo già in game e possiamo continuare. Dunque, il personaggio subito è malnutrito, però possiamo mangiare inizialmente qualcosa. Ci serve della carne, ma dovremmo avere... Intanto vedete che ho sistemato, adesso comunque ve lo faccio vedere con calma. Dovremmo avere delle barrette in giro, e invece non è assolutissimamente vero. Non abbiamo assolutissimamente barrette, però potremmo mangiare una di queste anche. Però ci servono delle proteine. Ok, intanto che sistemo l'inventario, perché ovviamente sono andato un po' in giro a trovare un bel po' di cose e ci sono parecchie, diciamo, novità, perché sono andato avanti a fare delle cose. Vi dico già che il gioco è stato aggiornato, sono stati introdotti i Rogue Hunters. Che cosa sono i Rogue Hunters? Sono dei cacciatori sporadici, quindi che non li troverete sempre, ma sono sporadici. Attualmente sono non facilmente trovabili, quindi vi dico, non è che li trovate in giro. Però, cioè non li trovate in giro facilmente, però li troverete. Sono dei cacciatori che non faranno una casa grossa, ma tenderanno a fare una casa piccola. Quindi una casa che... Attenzione, adesso devo accendere comunque il fuoco. Il personaggio sta morendo di freddo, proprio freddo. Ignition, vai! Oh là! Stavo dicendo, non troverete questi cacciatori. Che cosa fanno questi cacciatori? Sono uguali agli altri cacciatori, ma non faranno una casa enorme, ma creeranno semplicemente un fuoco da campo piccolo. Quindi questa è la differenza. Andiamo avanti. Cosa ho fatto in questa... prima offline, per farvi vedere. Dunque, ho tirato giù le scale, ho sistemato qua e ho fatto questo piccolo passaggio qua. Ora dobbiamo andare avanti. Vediamo un attimo come stanno qua. Siamo vicini alla prima pianta di pomodoro. E qua, guardate qua, abbiamo già prodotto 20 di biofuel dal grass degli animali, dal fat, eccetera eccetera. Quindi bene così. Dunque ora cosa facciamo? Allora, inizialmente bisogna fare un po' di wooden planks. Un po' le abbiamo già, un po' le creiamo. Così a pioggia le creiamo, ci va bene così. Prendiamo un po' di corde, prendiamo ovviamente dei chiodi e andiamo, siamo sempre vicini al fuoco, e andiamo a vedere ad esempio di craftare un altro wood foundation ad esempio, per andare avanti là. Poi abbiamo dei wood wall, però voglio entrambi i wood wall con window, quindi con finestre. Mi serve un'altra asta, un'altra palanca d'asta per fare la prossima. E andiamo a costruire un corridoio. Poi faremo una scala che sale e sopra faremo un po' chiuso e un po' aperto. Quindi andiamo a craftare un'altra di queste. Tanto qua sta facendo altre cose. E andiamo ancora a craftare delle wooden planks molto utili. Dunque, il personaggio, vediamo come sta. È denutrito di proteine, ma è ben nutrito di frutta e verdura, abbastanza mediamente. Tra l'altro ho catturato un'altra gallina che ho messo là dove sappiamo. Andiamo a vedere, giusto così, nella notte. Vedete le galline che si muovono? Ok, eccole qua, e hanno prodotto ben 3 uova che noi le prendiamo. Le galline, come vedete qua in alto a sinistra, sono 2 su 8. Che lasciamo andare, e vedo che lasciandole andare producono molta uova. Ora, le uova non credo che siano... No, vedete che non sono cucinabili. Però in realtà possiamo mangiarle. Se le mangiamo così, grandissimo. Hit all, mangiamole tutte e recuperiamo le proteine. Un po' come se mangiassimo della carne. E tutto ciò è fantastico. Ora, continuiamo qua. E vediamo che sono in questa direzione le nostre... Ok, tanto si sta facendo anche giorno. Mettiamole qua e vedete che è sovrastato però dal cavolo di... Va bene, vedremo di trovare una soluzione a questo. Tanto torniamo qua che fa un freddo assurdo ancora.
Dunque, corridoio, un altro corridoio, direi assolutissimamente, quindi vediamo di creare subito altre wooden planks, così a pioggia, come vi ho detto prima. Prendiamo il wood wall e ne facciamo altri due almeno window, quindi con la finestra. Quindi craftiamone un altro. E a questo punto piazziamo questi. E come li piazziamo? Sappiamo bene che dobbiamo piazzarli, credo così, da questa parte qua, così. No, forse girati. Forse girati, vediamo così. No, no, ok. Come cavolo li piazziamo? Vediamo un po'. Allora, lui li piazza sopra, in realtà vanno piazzati sopra. Così? Sì, se me li piazza, amico. Scusi signore, ve li ha piazzati? Ok, perfetto, eccoli qua. Andiamo a vederli. Direi che ci siamo, perfetto, nella stessa direzione dell'altro. A questo punto mettiamone anche un altro. Vai con questo. Mettiamolo qua. Là, perfetto. No, l'abbiamo messo al contrario. Ecco amici, quando succede questo, non c'è ancora un attrezzo che ci permette di togliere e recuperare questo coso. Dobbiamo disassemblarlo e purtroppo nel disassemblarlo andiamo a perdere tutti i materiali che abbiamo fatto. Forse. E lo è così. E questo è peccoso. Cioè, aggiungimi il martello che può fare sto lavoro. Perché secondo me è utile il martello che fa sto lavoro. È assolutissimamente utile. Ora, fammene un altro, vai di qua, fammi un'altra wood window. Qua sta andando, ma in realtà possiamo spegnerlo, mettere questo qua. Là, perfetto. E a questo punto, visto che è giorno, abbiamo anche questo. Dunque, dobbiamo girarlo così a questo punto. No. Gira, però lo fa apposta, lo mette come diavolo vuole. Oh, là, perfetto. E ne mettiamo un altro appena lo fa e lo fa sotto, lo facciamo e lo mettiamo qua. Oppure qua mettiamo una porta. Forse qua è meglio mettere una porta. E invece quest'altro metterlo qua. Potrebbe essere una soluzione. Wood wall, doorway, craftiamo anche questa. Allora, le nostre galline stanno andando in giro. Andiamo a controllare. Sono sempre due. Ovviamente mangiano, ma noto che fanno molte più uova. E le lasciamo. Ah, ecco una cosa, non le vedete qua all'interno. Perché non le vedete qua all'interno? Non è che sono sparite, è perché abbiamo attivato il free range. Se noi lo disattiviamo dovrebbero apparire, quindi possiamo tipo mangiarcele e quant'altro. C'è un'altra gallina qua che io andrei subito a recuperare, se riusciamo, non sarebbe male, visto che abbiamo un po' di stamina. Utilizziamola per recuperare la cavolo di gallina che si ferma. Guardala qua, presa la grande grande Amon, che l'hai presa. Fantastico, grandissimi. Ora recuperiamo un po' di cose anche che ci sono in giro, visto che è giorno. Andrei anche un po' in esplorazione e poi continuerei la costruzione dopo, però almeno voglio piazzare queste. Allora, questa qua ovviamente la piazziamo da questa parte qua così. Perfetto. Perché? Io pensavo. Ma perché no? Dobbiamo disassemblare anche questa. Cioè, veramente un casino, perché se non state attenti succede sta roba. Pensavo che era dritta, in realtà non lo è. Quindi anche qua, materiali persi, purtroppo. Vabbè, è legna e dei chiodi che comunque si trovano adesso. Il problema è che preferivo non perderli. Ora, questa qua così va bene? No! Messa al con... Ma perché? Perché, Amon, non la giri prima per vedere qual è la parte migliore? Perché... Cioè, fondamentalmente fa schifo messa al contrario, perché sono tutte dritte e metterla storta, io lo zoccolino lo voglio dentro, quindi disassembla, abbiamo fatto due robe per nulla. Comunque, va bene amici, disassemblo e vado un po' all'esplorazione. Sto tornando al nostro rifugio, alla nostra bella casetta, dopo aver recuperato un po' di cose e stavo già costruendo appunto delle assi. In più ho messo una delle galline, quella che abbiamo recuperato qua dentro, e un'altra ce l'ho qua che useremo questa notte. Intanto avete visto che è finito il water e il food, andiamo subito a rifocillare le nostre amiche,
con quello che ho trovato in giro. E ora qua possiamo continuare quello che stavamo facendo, quindi recuperiamoci i chiodi, buttiamo via queste cose che non, attualmente non ci interessano, ma ovviamente sono sempre utili. Abbiamo trovato delle cose interessanti, che possono farci comodo, però attualmente non ci servono. Riprendiamo le corde, magari facciamo altre corde. Abbiamo assi, abbiamo corde, ho recuperato un po' di legno. Fantastico, qua addirittura abbiamo 11 biofuel qua e qua ne abbiamo ben 30, amici, 30 biofuel. Intanto avete visto che la gallina è morta, quindi possiamo spacchettarla e questa ce la mangiamo stanotte. Perfetto, dunque, a questo punto abbiamo tutti gli strumenti che servono per andare avanti nella nostra costruzione. Quindi andiamo a fare appunto la porta, quindi questa la andiamo a craftare subito. Dopodiché un'altra a finestra e qua io vorrei iniziare a fare le scale. Quindi inizierei a fare le scale così. Servono altre 4 di wooden planks. Le facciamo con tutto il legno che abbiamo trovato, non importa, tutto legno buono. E mentre costruisce io tiro su anche il legno qua, perché questo tronco qua ce ne dà molto di più di quelli piccoli, come vi ho già detto. Quindi bisogna anche ottimizzare il tempo in questo gioco. Intanto, dopo andiamo a vedere anche la produzione che abbiamo di materiale, anzi di corrente per la precisione. Corrente e massa, andiamo a vederlo subito. Eccolo qua, abbiamo 588 di corrente che dovrebbe salire ulteriormente e 100 di massa che invece non sale perché è arrivato al massimo. Però 558 di corrente, 89, vedete, 589 sale molto piano. Ora, senza fare casini, bisogna sistemare sto coso qua. Allora, vediamo un po'. Allora, girato così, io adesso, vedete che è un problema capire qual è la parte. Dunque, qua sembra che siano all'interno e qua sembrano che sia all'esterno. Quindi io lo devo mettere così. Perfetto. Oh là, grande, grande, perfetto. Bisogna a questo punto fare anche questo sicuramente adesso quando finiamo quelle. Poi bisogna fare una porta. Qua. Caceva, qua è così. Cioè non si scappa che è così. Perfetto. Faccio un bel porcaceva, non viene innestato, però abbiamo una sorta di finestra. Tra l'altro, guardate là in fondo, vedete proprio al centro dello schermo ci sono i cacciatori che hanno fatto una casa a due piani. Quindi ne abbiamo due cacciatori lì e più quelli che hanno aggiunto nuovi che potrebbero arrivare. Intanto è pronta, credo, un paio di piante di pomodori. Andiamo a vederle. Quasi pronte, vedete che stanno iniziando a fare i pomodori, fantastico. Ok, a questo punto andiamo a fare ovviamente le scale. E qua non c'è neanche da dire, e ovviamente la porta. La porta ci servono altre 4 di queste che le sta facendo, quindi è favolosissimo. Quindi andremo a fare praticamente la scala qua e andremo a fare un piano sopra. Qua metteremo un'altra porta, poi dovremo costruire altri pannelli solari e sicuramente altri di questi. Di questi qua io li metterei sopra, farei tipo una sorta di serra. E ne metterei un bel po' e inizierei la produzione a go-go. Altra cosa da fare, che mi piacerebbe fare abbastanza in fretta, è questo. Prima ancora di fare il famoso frigo che dovevamo fare, mi piacerebbe fare questo. In realtà quasi quasi possiamo fare. Il drill for water praticamente recupera l'acqua sostanzialmente. Cioè recupera l'acqua. Dall'umidità crea l'acqua. Magari lo facciamo nella prossima puntata, visto che stiamo andando avanti e bene di corrente. Ora sta facendo quello. Facciamogli fare anche la porta. La porta ha un verso, andiamo a vedere. Credo di no. No, sembra che non abbia verso, quindi potremmo metterla da una parte all'altra senza problemi. Però ha fatto le scale giustamente, come abbiamo chiesto. Il problema è che qua innescano le scale. Possiamo metterle così? L'innesta? Vedete che qua purtroppo non le, cioè l'innesta così, ma così non le innesta. Così sì, però così è brutto.
andrebbe di qua. Io vorrei. Io quasi quasi. Purtroppo il problema è. Aspettate, mettiamo prima la porta. Così la porta. Oh, là, perfetto. La porta che si apre e te la tiri sui denti. Però va bene uguale. Va bene uguale, anche perché, vedete, al lato l'abbiamo messa, la lasciamo così, ce ne fotte niente. Ragazzi, decido io, la lasciamo così. Detto questo, per le scale invece, per le scale, che cavolo, abbiamo un problema tecnico, cioè nel senso io pensavo di metterle, guardate, così, ok? C'è l'idea, anzi così. Il problema è che non le fa mettere, sì, le fa mettere lì, ma qua, ah, qua le fa mettere, perfetto. Ok, però facendo così noi faremo la costruzione. O così al contrario. Quindi facendole così. Ok, praticamente noi saliamo da qua e da qua facciamo l'altro piano, che va bene uguale. Quindi in realtà adesso ci servirebbe. Sicuramente craftare altre wooden planks perché non ne abbiamo mai a sufficienza. Queste qua ne abbiamo altre. Non le ho già tirate su. Sì, qua ne abbiamo altre. Possiamo fermare la coda e craftiamo a questo punto wooden wall. Qua lì lo chiudiamo, cioè facciamo quello semplice. Wooden wall così. Proviamo a farne uno perché in realtà vorrei metterlo qua. Poi chiudiamo qua ed ecco che le scale vanno su. Ora vediamo se riesco e se riesce a fare sta roba. Intanto me ne faccio altre wooden planks perché cioè queste qua wooden planks vanno via come il pane. Ora se questo qua lo mette qua, però dovrebbe essere già giusto ed è così. Perfetto. Abbiamo l'erba in casa, però va bene perché in realtà qua adesso andiamo avanti e lo chiudiamo. Qua lo chiudiamo. Vediamo subito, anzi. Quindi senza finestra mettiamo un bel pannellino qua. Questo deve essere tipo un bug, credo, una sorta di bug. Però è fantastico. Vedete che la nostra casa sta prendendo pian piano una sorta, un'apparenza di casa, chiamiamola così. Ci servono chiodi e corde. Allora, chiodi li abbiamo. Corde non le abbiamo, le dobbiamo fare. Quindi le facciamo al volo anche perché. Non è che ce ne serve un'altra sostanzialmente per chiudere questa puntata. E siamo andati in realtà ce ne serve solo una, quindi in realtà siamo andati avanti alla grande. E ovviamente io continuerò, amici, sistemando, quindi chiudendo tutto, mettendo ovviamente il tetto sopra lì, facendo e iniziando il nuovo piano sopra. Poi vedremo di fare una sorta di serra e la vorrei fare esattamente sopra lì. E poi mi piacerebbe fare tipo una torretta. Adesso vediamo di capire. Quindi, cioè, l'idea è di base è questa. Ora, così non è. È così. Stavolta non mi freghi più, amico. Oh, yes. Guardate che bella che è. Ok, ovviamente poi chiuderemo anche qua. E da qua voi salite e si va al piano superiore dove faremo torretta, una piccola serra dove mettere queste cose qua, eccetera, eccetera. Ovviamente la serra al piano sopra deve venire pronto prima che qua finisca in maniera tale che non vorrei più piantare lì, vorrei piantare direttamente sopra, quindi bisognerà fare anche questo. Comunque amici, questo è per dirlo. Vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video, commentate, condividete il video, è importantissimo soprattutto nei canali come questo, che non sono grossi, non sono piccoli, non sono grossi, ma hanno bisogno della vostra condivisione, anche perché non prendono una lira da nulla, e quindi condividetelo, mettete un bel like. Amici, ci vediamo al prossimo video, da Amoruccio è tutto, ciao a tutti!